Per le interviste di Golden Goal Web al telefono abbiamo l'allenatore della Casertana, Renato Cioffi. Allora, Renato, ho letto su qualche sito e da qualche altra parte che la tua panchina sarebbe a rischio contro il Sapri di domani, la partita di domani. Che mi puoi dire al riguardo, sinceramente? Aspetta. Ecco, adesso puoi parlare, vai. Intanto ti saluto e saluto un po' tutti quelli che ci ascoltano. Niente, io poco fa mi sono lasciato con la società, ma è una notizia che mi ha lasciato per presto perché io sono molto tranquillo, più di quello che sto facendo non posso fare. Poi nel calcio si dicono tante cose, si sponsorizzano tante persone, però io sono, ripeto, tranquillo, con la coscienza a posto, più di avere una squadra con una partita in meno a 4 punti dalla prima, partiti 5 giorni prima del campionato, senza preparazione, io d'attacco, terza difesa del campionato non posso fare, quindi credo che sono tutte dicerie, parole di qualcuno che magari ha interesse a fare questa cosa, però io col presidente in questo momento, col direttore mi sono lasciato, questa situazione qua non me ne sono nemmeno accorto. Ho capito. Senti, comunque, io sai, la Serie D la seguo da diversi anni, ma non mi sembra che tu stia facendo un cattivo campionato. Anzi, per come vi eravate messi all'inizio, mi sembra che tutto sta filando liscio. Poi il giro di ritorno, chiaramente, al ritorno sarai sicura protagonista, questo è sicuro. Poi, se non ci fosse stato quel gol all'ultimo secondo. Un gol, insomma, un rigore, beh, comunque per molti non era rigore, non l'abbiamo visto e rivisto, sinceramente, poteva anche non darlo l'arbitro. A questo punto qua stavate 2 punti in più e era tutta un'altra situazione. Mi sembra che debbano prendere più con l'arbitro se non arrivati al risultato che piuttosto che ciò, no? Guarda, il problema è che domenica c'è stata una grossa prestazione della squadra dove ha rimontato due gol che eravamo sotto nel primo tempo, poi siamo arrivati a una situazione dove abbiamo raggirato il risultato vincendo 3-2, poi c'è stata questa scelta, secondo me, cervellotica dell'arbitro di andare in rigore che solo lui ha visto, però al di là di questo comunque abbiamo fatto un risultato con la prima in classifica. Che aveva vinto 5 partite su 6 fuori casa e che aveva subito appena subito in 14 partite, noi ne abbiamo fatte 3 in una sola, quindi credo che stiamo facendo secondo me più del previsto perché una squadra fatta all'ultimo istante, 5 giorni prima del campionato, ripeto, senza una preparazione, secondo me stiamo facendo un ottimo campionato e comunque vincendo la partita domani saremo a un punto dalla prima perché la prima riposa. Quindi credo che poi i campionati non si vincono a novembre, ma come sai, si vincono a marzo, a luglio, quando si fanno le volate finali, no? Quindi l'importante è sopra non distaccarsi. Certo, quel rigore a quest'ora forse ci sarebbe stato pure il sorpasso, vabbè comunque piangere sull'altro versante è inutile, io ti ringrazio moltissimo, no grazie a te e penso che ci sentiamo al più presto, d'accordo? Grazie, buona serata. Ciao.